Sono molto felice di poter parlare in questa sede del nostro progetto di convegno Storia dell'architettura, la genesi di una disciplina scientifica nella didattica fra progetti internazionali, esigenze europee e prospettive di globalizzazione che avrà luogo in autunno di quest'anno, una collaborazione con l'École pratique des hautes études della Sorbona e l'Università di Dresda. Sono grata a Francesco Moschini e all'Accademia Nazionale di San Luca che accoglierà questa manifestazione, un ciclo itinerante di seminari intorno a questo argomento. Qui primo ebbe luogo in estate dell'anno scorso al Zentralinstitut di Monaco in Baviera. E quest'ultimo Simposio. ha riunito colleghi tedeschi, olandesi, spagnoli, inglesi, croati e ha procurato una prima e importante apertura con approcci promettenti di confronto. Una riflessione sulla disciplina della storia dell'architettura, secondo me, si impone in questo momento per diversi motivi. Dobbiamo rispondere alla prospettiva di una globalizzazione, ma studiando i programmi di insegnamento, i temi scientifici dei dottorandi, dibattiti anche durante convegni, ho l'impressione che ancora non siamo riusciti a creare una vera storia dell'architettura europea con una base metodologica e un esprit collettivo. Ancora pochi giovani se si dedicano a progetti scientifici che riguardano la migrazione di forme, di concetti e di tecniche in Europa perché è necessario una mobilità e una preparazione linguistica che spesso risulta insufficiente. Un altro punto riguarda nuove tecnologie che si rivelano fondamentali per la nostra disciplina. Siamo in grado di leggere e di interpretare disegni in modo molto più preciso adesso, svelando dettagli che spesso l'occhio umano non può vedere, e di procedere con restituzioni virtuali che consentono di rendere visibile virtualmente lo stato autentico di un edificio, della tappa della genesi di una fabbrica o di un progetto e con questo aumentare considerevolmente i Criteri critici. sui quali si appoggia la nostra conoscenza di un'opera. Si aggiunge ancora che oggi l'architettura ha un ruolo molto importante nella nostra società, riflettendo non solo nuove tecnologie, ma anche nuovi modi di comunicazione e dovremmo sfruttarne per stabilire un dialogo intenso tra passato, la storia e il presente. Come e quando è nata la disciplina della storia dell'architettura e a che punto siamo? Durante i miei studi e il mio insegnamento in Germania, in Francia e in Italia, ero confrontata non solo con tradizioni e metodi molto diversi, ma anche la formazione e il profilo dello storico dell'architettura non si rassomigliarono per niente. Queste differenze cominciano con lo sguardo. Sguardo legato a culture, a convenzioni e alla presenza oppure l'assenza di un patrimonio artistico che influisce sulla maniera di percepire il contesto fisico. È palese che
Un insegnamento che si svolge in un ambiente dove i monumenti medievali o rinascimentali si trovano a portata di mano, quindi il approccio si rivela molto diverso rispetto a un insegnamento in un ambiente marcato di edifici recenti. La genesi della disciplina è legata a grandi pionieri, certo, ma anche alla storia di istituzioni. In Germania, tranne poche facoltà di ingegneria che proposero un dottorato di storia dell'architettura, la disciplina fa parte della storia dell'arte tout court. In Francia, invece, essa, quindi la storia dell'architettura, fu il dominio dell'École des Beaux-Arts, che formava fino al 1968 gli architetti e quindi favoriva il legame tra ricerca e immaginazione. I pensionnaires del Prix de Rome, un'importante distinzione per i giovani, dovettero attuare un rilievo di un monumento della Roma antica e procedere poi con una restituzione dello stato autentico. Tale restituzione fu di solito una reinvenzione, appoggiandosi su dettagli e principi del periodo attuale e rispose a valori normativi, formando modelli per l'architettura contemporanea. Per questo motivo le università francesi esitarono molto tempo per creare delle cattedre della storia dell'architettura. E quando dopo il 1968 l'insegnamento fu trasferito in delle école d'architecture, la storia fu rapidamente abolita. Ancora oggi la situazione in Francia soffre di questo passato. Più sana fu invece la situazione che scoprì in Italia, dove secondo una lunga tradizione gli architetti e ingegneri, come Gustavo Giovannoni, del quale si è occupato recentemente l'Accademia Nazionale di San Luca, quindi ricercatori con esperienza pratica e una cultura raffinata sul piano filologico e archeologico, si occuparono del campo. Il mio scopo non è di biasimare o celebrare le condizioni che si erano creati in diversi paesi europei, ma attirare l'attenzione sulle differenze che nell'ambito di un dialogo europeo possono rivelarsi molto costruttive. Infatti, la storia dell'architettura, per essere intesa e analizzata correttamente, deve contemplare l'interconnessione internazionale tra i suoi protagonisti e i loro concetti. Questo nostro progetto propone un modello di ricerca comparativo, il cui scopo è quello di interrogarsi sull'evoluzione della storiografia architettonica in diversi paesi europei e, in certi casi, al di là di essi, esaminando allo stesso tempo il loro sguardo sulla propria eredità e sui rapporti con altre culture. Si ispira a restituire attraverso questo stesso modello di ricerca le tappe dello sviluppo della disciplina dai primi studi individuali a carattere pionieristico fino alla nascita di un campo di studi autonomo fondato su una propria metodologia e definito da obiettivi precisi. Come appare evidente grazie a tale confronto, il processo di formazione di un'identità segue i propri ritmi legati a diverse tradizioni intellettuali che hanno esercitato un influsso sull'evoluzione della disciplina dalle origini a oggi.
Il convegno, che avrà luogo in autunno all'Accademia Nazionale di San Luca e che sarà una tappa importante nel percorso del nostro progetto, si articolerà in tre sessioni che rimandano l'una all'altra e si completano a vicenda entro un'ampia visione d'insieme. Una riflessione sarà dedicata alle condizioni, alla condizione sociale e professionale degli storici dell'architettura e esaminerà sia il loro orientamento ideologico, sia la loro formazione culturale, dalla quale si sviluppano gli interessi scientifici e gli approcci metodologici. Poi ci concentreremo sulla storia dello stile, che rappresenta una delle principali questioni scientifiche della dottrina storio-architettonica fino dai suoi esordi e vettore della sua evoluzione. Una terza sessione prenderà in esame le eredità e le tradizioni locali per chiarire in che misura e in che modo esse influenzano anche la cultura e la prassi architettonica, interferendo così fino ai nostri giorni nel contesto disciplinare apertamente internazionale, in cui le differenze nazionali restano tuttavia percepibili. E siamo felici. Il numero molto importante di proposte internazionali che abbiamo ricevuto da tanti paesi europei, proposte che stiamo esaminando con grande entusiasmo e che annunciano un simposio ricco di spunti e dibattiti e un percorso felice del nostro progetto. Hello from Dresden, Germany. I am Henrik Hage, Professor of Art History at the Technical University of Dresden. I am pleased to be able to present to you the concept of an international congress on the history of architectural history, which my colleagues Sabine Frommel, Paris and Rome, Francesco Moschini, Rome, and I hope to organize rather soon at the Accademia di San Luca in Rome. Originally, the conference was scheduled for today and tomorrow, and there have already been many speaker applications, but the corona pandemic has thwarted this wonderful plan for the time being. Today's video presentation is intended to confirm that the organizers are nevertheless working hard on the future realization of the convention. Its full title is as follows: The History of Architectural History, the Genesis of a Scientific Discipline in the Dialectic Context of National Projects, European Expectations and Globalizing Perspectives. This Congress aims to understand and describe the growing prominence of architectural history as a European phenomenon, if not a global one. To do so, we need to consider the different international approaches and mutual relations of the different methodologies in a synchronized perspective. This problem has so far been analyzed in isolated studies, focusing either on one single nation or on single personalities or specific issues. Our new conference project aims to apply a comparative method of approach, questioning the development of historiography in the different countries at the same time through a comparison of the different attitudes historians have towards their national heritage and their aptitude to interconnect with other cultural approaches. The conference is a joint project between the École Pratique des Hautes Études in Paris, the Technische Universität Dresden, and the Accademia Nazionale di San Luca, and will take at the Accademia Nazionale di San Luca in Rome. It will be organized in three overlapping sessions that complete each other to give a panoramic, wide-ranging view. The social and professional background of architectural historians, as architects, art historians, and so on,
will be at the core of this first session, as well as the assessment of their different ideological and cultural orientations. The second session will focus on the history of styles, an issue at the heart of the discipline from its origins and a key element of its evolution. The third session will focus on the way and the extent to which the different national architectural traditions and heritage that guide both the architectural culture and practice have interacted in an explicitly international disciplinary context and the extent to which national differences can still be visible. For a start, the comparative method will be applied to investigate the foundations of the discipline in the different countries, from the first pioneering efforts to the affirmation of an independent field of studies with autonomous methods and precisely calibrated goals. The two issues we wish to raise are, which were the boundaries of the discipline and when were they outlined? In Italy, for example, the architect, as opposed to the architectural historian, had an essential role in launching the process of establishing the new discipline, and contributed methodological instruments such as the architectural survey, the diagnosis, and an expert knowledge of the building materials. In France, the approaches of various schools converge. On the one hand, the practical approach of the École des Beaux-Arts, whose pensionnaires in Rome were required to survey classical ruins and carry out an ideal reconstruction. On the other hand, the archaeologists' and archivists' methods from the École des Chartes, based on the research and analysis of written sources. The architect, architectural historian, is quite a common figure in Germany too. However, architectural history had much stronger ties with art histories than elsewhere, and so the first thorough accounts of architectural history were integrated into the comprehensive handbooks of art history written by Franz Kugler and Karl Schnase in the middle of the 19th century. Both in Germany and France, another important figure that contributes to the development of architectural history is the Denkmalpfleger, that is to say, the art historian engaged in the administration of the national heritage. As for Britain, the two traditions of art history stemming from a literary background and connoisseurship both contributed to the development of architectural history. Once more, as for the Italian and French cases, in Spain, architectural history emerges from the architectural practice environment as well as the archaeological and conservation practice. After having considered the different national traditions, we furthermore aim to address the issue of their influence on the further elaboration of the discipline, as well as the mutual influences of one tradition on the other. For example, the Germanic countries on France and Italy, or the École des Beaux-Arts on the rest of Europe and on the United States. Another problem that we would like to address is how do the new concepts that depend on globalization influence the traditional periodization and the concept of evolution in the languages and techniques that have been developed in Europe? Architectural historiography in Japan is a very interesting field in this context. In the second section of the conference, the subject of the history of styles will be considered as an essential means to express these evolutions. On the 1st of January 2002, with the coming into effect of the euro, the European Union chose to use historical architectural styles in a chronological sequence on the different banknotes. So as to avoid national jealousies, it was decided not to use particularly important or identifiable monuments. Instead, details were used, such as windows, portals, or bridges that didn't have any direct tie with a precise building, elements that can be found all over Europe. The stylistic periods of architecture are thus considered as a common European tradition, something quite difficult to justify scientifically. A style pertaining to a certain epoch and culture owes its existence in the first place to an intellectual construction, which allows us to classify the enormous amount of historical elements
as well as the complexity of their original contexts. Even though today a pan-European meaning is attributed to architectural styles, their historical genesis stems from the national identities developed by the architectural history tradition in the first half of the 19th century. In Germany, the former negative perception of the idea that Gothic architecture and the German architectural tradition were inevitably associated became a positive association at the end of the 18th century. Consequently, promoting research specifically about German medieval buildings. On the other hand, the attention for the history of Romanesque architecture, developed in France around 1820, induces us to consider this phenomenon as the French reaction to Germany's interest in the Gothic style. Another interesting issue concerns the special position of Italian architecture of the Middle Ages in the European panorama because of its strong ties with Roman antiquity. The conception of the Renaissance style is usually related to Italy, even though the idea of Renaissance is French. Initially conceived to describe the transformation of French architecture à l'antique in the 16th century, it went on to be used mostly for Italy. In the 1850s, the identifications of nations and styles lost significance, thanks to a homogenization of stylistic terminology on a European scale, with the exception of Britain, as a result of the first global art and architectural histories written in Germany by Franz Kugler, Karl Schnaser and Wilhelm Lübke, and in England by James Ferguson. This normalization had as a consequence a more balanced reconsideration of architectural heritage of all ages, and in this process, the previously despised Baroque style was discovered and re-evaluated as a European phenomenon. On the other hand, the discovery of numerous national or regional specific styles in the late 19th and early 20th centuries was associated with a renewed nationalization of research. The last section of the conference will focus on contemporary perspectives and attempt to answer a series of questions. How does the legacy of the different national developments of architectural history as a discipline affect the international context? How does this internationality deal with what remains of national divergences? How did the different ways architectural history develops in each country subsequently affect teaching methods there? Furthermore, through the comparison of scholars from different national backgrounds and from other disciplines, that is to say, thanks to the cultural diversity and cross-exchanges, we wish to encourage a productive discussion on a series of subjects, raising some essential questions which will benefit all parties. How fruitful will the interaction between architectural and art history become in the future? The role architectural history has for contemporary architects and its influence on modern architecture is also a compelling question. Can a rigorous architectural history still be useful in architectural schools and how? How can architectural history contribute to the management of protected historic buildings and national heritage listing? Given the new scientific challenges, such as the digital humanities, what is the outlook for the future? How can architectural history cope with globalization issues? What kind of narrative styles should we choose? Addressing what kind of public, the academic community or a wider-ranging audience? Using which means, academic publications, popular publications, exhibitions, conferences, or digital media. In preparation for the future Congress at the Accademia di San Luca, Sabine Frommel and I organized a smaller workshop on more or less the same subject matter at the Zentralinstitut für Kunstgeschichte in Munich in July 2019. I would now like to name just a few of the thematic issues from the presentations in Munich. Case studies were presented in 6 papers on the Netherlands, France, Switzerland, Croatia, Catalonia, and Great Britain, asking questions about their respective methodological and theoretical traditions.
Petra Brouwer, Amsterdam, dealt in her contribution, A Second Golden Age, Dutch architectural culture in the 19th century, with the establishment of the subject in the early 19th century and its influence on the architectural genesis of the Netherlands up to the early 20th century. Eugen Gugel, Pierre Kuipers and Hendrik Petrus Berlage were main figures in the interesting development. Under a French perspective, Javier Giron Sierra from Madrid carried out the influence of the engineer and architectural historian Auguste Choisy by, title, A Very French World History of Architecture, Auguste Choisy's Histoire de l'Architecture, 1899, in the context of the emergence of a discipline, emphasizing Choisy's attempt to standardize research in architectural history. Sonja Hildebrandt from Mendrisio in Switzerland took a closer look at the significance of the leading topic in Swiss architectural education in the 19th century, using the example of the title History of Architecture at the Federal Polytechnical School, Gottfried Semper and His Environment. In her contribution, History of Architecture of Historical Croatian Lands versus History of Architecture in Croatia, Jasenka Gudel from Zagreb discussed the difficulties to grasp a national architectural history in generalist overviews and evaluations due to the territorial boundaries that have been repeatedly changed by wars. Joan Molet-Petits from Barcelona report entitled Valuations and Revaluations, Eclecticism in the Architectural History of Catalonia examined the difficulties in practicing an objective science and architectural style research in ideologically entrenched political systems. Molet-Petit pointed out that the concept of eclecticism already was the subject of an intense dispute in the country by the late 19th century. It rather sought to prove this particular form of architectural genesis to be capable of innovation and to create an antithesis to the style debate. Richard J. Williams from Edinburgh concluded the workshop with a lecture on British architectural history and its discontents, popular culture, social class and reaction from the 1950s to now. His reporting broadened the view of architectural historiography in the 20th century and focused on a strongly political and at the same time social historical view of art and architecture, using examples from Timothy J. Clark's The Painting of Modern Life from 1985. Ho il piacere di fare un discorso introduttivo e anche personale a questo convegno e a questa serie di convegni che Sabine Frommel ha delineato. Storia quindi della storia dell'architettura. Ossia stiamo parlando di quella disciplina fiorente da alcuni decenni che si interroga su un vasto materiale di contributi di pensiero che riguardano le nostre radici, il nostro modo di operare. Una nuova disciplina che sta prendendo piede, che io saluto molto positivamente, con una cautela però, cioè quella di non cercare a tutti i costi di storicizzare, contestualizzare e quindi distanziare in qualche modo quei contributi, perché quei contributi ci parlano anche oggi. Sono direttamente connessi al nostro operare nel momento attuale. Di questo dobbiamo essere soprattutto consapevoli. E quindi darei un'interpretazione forse più capziosa di questo titolo, Storia della storia dell'architettura, per interrogarci su questo. Qual è la storia nella storia dell'architettura? Quali sono i modelli? Si tratta di una storia particolare, dotata di sue peculiarità, oppure si tratta di un qualcosa che si risolva in un progetto storiografico generale e in esso sia assorbita senza lasciare scorie? All'interno di questo problema ne voglio trattare soprattutto uno ancora più specifico. Siccome
il percorso più importante nelle scienze umane è quello dell'ermeneutica, il mio interrogativo è quello di cercare di comprendere perché l'ermeneutica abbia avuto un così scarso successo nella storia dell'architettura. Quindi parlerò di un mancato dialogo, di un mancato appuntamento, che ha causato, e questo è il mio parere, molti problemi, molti equivoci, se non addirittura qualche disgrazia nella storia dell'architettura. Ma andiamo con ordine, tenendo in primo piano il mio punto più personale di visuale, che è quello ovviamente della situazione italiana. E non posso che iniziare con la figura di Gustavo Giovannoni, della quale poi si è parlato molto anche nella sede proprio dell'Accademia di San Luca come importante convegno, ma il suo valore fondativo è tale da farci iniziare brevemente da lui, soprattutto da quella recensione della storia dell'arte di Adolfo Venturi, scritta nel 1938, in cui Giovannoni rivendicava questa visione dell'architettura dall'interno, cioè iuxta propria principia, mentre Adolfo Venturi in qualche modo era legato al puro visibilismo e quindi si interessava all'architettura in quanto immagine. Giovannoni se ne voleva interessare con un'ampia strumentazione di indagine, con i rilievi scientifici, con le ricerche statico-costruttive, ma se questo è ben noto vorrei sottolineare un aspetto del pensiero di Giovannoni non del tutto recepito nella sua portata e non portato a conclusione neanche dallo stesso Giovannoni, cioè quello che l'opera architettonica, a differenza delle altre arti, è, cito, molteplice nel tempo e nello spazio, nelle interferenze e nelle vicende, nell'organizzazione tecnica e finanziaria. Cioè, Giovannoni si sta aprendo alla dimensione temporale, al contesto, a variati apporti del cantiere, e tutto questo non è un requisito accessorio dell'architettura, ma è proprio connaturato ad essa. Sono coraggiose aperture perché la permeabilità dell'opera architettonica, di cui non si disconosce l'unità di fondo, ma che entro cui si vedono agire molteplici forze di intenzione, tale da schiudere appunto più processi storici, più dimensioni temporali, una pluralità di tempi che nell'opera architettonica si sostanzia. E questa è una prospettiva storica di estremo interesse. Qual è il limite di questa impostazione? Non è un limite che, pur da posizione idealistiche, un grande storico dell'architettura della nostra scuola, Renato Bonelli, dell'Università della Sapienza, rilevava in Giovannoni, cioè Bonelli osservava che, cito, di fronte all'edificio, Giovannoni si limita ad esercitare un apprendimento diretto e pratico, condotto empiricamente, con un positivismo che si richiama con fermezza alle dominanti convenzioni concrete e materiali del costruire. In altri termini, ciò che si riscontrava, il limite che si riscontrava in Giovannoni, era che egli pensasse che il dato storico fosse immediatamente disponibile nella concretezza dell'opera architettonica. Giovannoni stesso, nel lontano 1903, si era espresso con giovanile ma rivelatoria crudezza a questo riguardo, dicendo che lo storico e il restauratore devono agire, cito, quasi che egli vivesse in quel tempo e nella sua mente si trasfondesse l'idea creatrice. E qui siamo già arrivati a un punto, cioè l'idea che il passato, che la storia sia un oggetto per il quale la distanza temporale è subito colmabile e senza problemi possiamo vestirci nei panni del passato. Un limite di vecchio retaggio, ma forse vedremo che questo limite di vecchio retaggio può essere anche, riscontrato in tante strumentazioni metodologiche più recenti e apparentemente più elaborate. E quindi, a questo riguardo, osservo che l'ermeneutica sarebbe stato un formidabile reagente
rispetto a questa, a questo atteggiamento, perché per l'ermeneutica parte dal rapporto tra il testo e il lettore e parte dalla non comprensione del testo. Testo che non capiamo per le sue oscurità, ma queste oscurità sono in buona parte anche dettate dalla distanza storica, dalla distanza culturale. Quindi non c'è un oggetto del comprendere, ma un dialogo tra due termini, una prospettiva. Non stiamo parlando di un mero oggetto, cioè di qualcosa che si possa reificare, ma stiamo parlando di un dialogo tra la nostra dimensione temporale e quella di un passato che dobbiamo comprendere. Questa è poi, sarebbe divenuta la osservazione critica di Hans-Georg Gadamer rispetto a quello che egli chiamava lo storicismo ingenuo. E cito appunto un passo di Verità e metodo di Gadamer. L'ingenuità di quello che chiamiamo storicismo consiste nel fatto che con la sua fiducia assoluta nel proprio metodo dimentica la propria stessa storicità. Un pensiero tecnicamente storico deve essere consapevole anche della propria storicità. Solo così esso non si ridurrà a inseguire il fantasma di un oggetto storico, ma sarà un modo di riconoscere ciò che è altro da sé. Il vero oggetto della storia non è affatto un oggetto, ma l'unità di questi due termini. Ecco, siamo sicuri che soltanto Gadamer, soltanto questa osservazione di Gadamer si possa applicare a Giovannoni, oppure a un ben più ampio contesto di ricerche storiche? E così come Giovannoni stesso però pensava all'opera architettonica da indagare dall'interno, così Gadamer comincia a fare una critica allo storicismo oggettivante proprio dicendo che bisogna invece partire dall'interno dei problemi. Quindi, mancato dialogo. Ma la scuola di Giovannoni soffre di un secondo mancato dialogo, perché in quegli stessi anni si stava sviluppando la scuola di Vienna, con Riegel soprattutto, e poi con altre figure che, non appartenendo alla storia di Vienna, alla scuola di Vienna, stavano portando avanti dei discorsi consimili, come Heinrich Wölfflin, e che pensavano, pur in modi diversi, ai processi artistici come intrinsecamente portatori di storia, dove le opere, intese secondo categorie temporali e percettive su di esse calibrate, formavano in prima persona un contesto storico. Voglio però sottolineare un fatto molto meno noto, e cioè che alcune figure gravitanti intorno alla scuola di Vienna, come Hans Tietze e Max Dvorak, esplicitamente si avvicinavano all'ermeneutica. All'ermeneutica incarnata in quei tempi soprattutto nella figura di Wilhelm Dilthey e delle scienze dello spirito. Nel tentativo di fondare appunto lo statuto interno delle scienze umane, Dilthey poneva al centro della riflessione il comprendere, in quanto i fenomeni storici sono connaturati alla nostra coscienza, non sono esterni alla coscienza dell'osservatore, e quindi bisogna partire dalla propria situazione per giungere a una piena comprensione di essi. C'è un momento della storia dell'arte, forse inteso non propriamente, ad esempio quando Max Dvorak, in un celeberrimo articolo, riscopre il greco, e lo riscopre alla luce dell'espressionismo tedesco, egli non compie una irrazionalistica e vitalistica, diciamo, attualizzazione di il greco, ma emancipandosi dalla, cito, tirannia di una dottrina storico-artistica data in modo aprioristico, applica coscientemente il sistema psicologico storico di Dilthey, e tentando di pervenire a partire dalla sua esperienza vissuta a comprendere qualcosa di altro. L'esperienza vissuta, cioè un termine fondamentale che spesso usa Dilthey, che ha una parola quasi intraducibile in tedesco, che è Erlebnis, che è un po' il fulcro di quei pensieri. E quindi si stava creando, sia pure in ambienti marginali, e solo per un breve tempo, un connubio tra questo modo di vedere la storia dell'arte e l'ermeneutica. Ma questo dialogo venne bruscamente troncato.
e nei decenni successivi ebbe delle ripercussioni molto limitate in ambito germanico e una quasi generalizzata sordità in ambito anglosassone. C'erano però delle motivazioni molto importanti e anche drammatiche per questa cessazione immediata di questo dialogo e che sono in qualche misura connesse alla tragedia della Seconda Guerra Mondiale. Ho trovato una breve memoria di James Ackerman estremamente rivelatoria di questo nuovo atteggiamento che nell'immediato dopoguerra si stava venendo a creare. E cito un lungo passo di Ackerman al riguardo. I nostri maestri ci insegnavano come se l'obiettività, vale a dire il positivismo, fosse la fortezza della libertà. Non c'erano discussioni sulla teoria della storia. Pensavamo che ci fosse una diretta corrispondenza tra il discorso storico e gli eventi, o le realtà che erano soggette a quel discorso, come se si trattasse di mera cartografia, di una copia fedele degli eventi del passato. Mi sono spesso domandato perché studiosi tanto brillanti non ci hanno spinto a scavare più a fondo e credo di avere una risposta. Erano fuggiti da Hitler e alcuni dei loro colleghi in Germania avevano usato l'interpretazione di queste teorie per promuovere il nazismo. Essi forse avevano il sospetto inconscio che l'eccesso di sofisticazione del pensiero continentale avesse fallito nel contrastare la barbarie della dittatura. Anche ma non fa nomi, ma è semplicissimo riproporli questi nomi, sono già quasi inseriti nel testo, per l'oggettività, la severa oggettività storicistica, mettiamo il nome di Richard Krautheimer, per gli storici dell'arte che hanno usato in qualche modo questo pensiero e si sono gravemente compromessi con il nazismo, dobbiamo fare per forza il nome di Hans Sedlmayr. E a proposito di questo voglio aggiungere che in alcuni studiosi più recenti di storia dell'arte il nome di Sedlmayr ha incarnato il prototipo dello storico dell'arte che fa ermeneutica. Hans Belting, sia pure concisamente, dice appunto questo, che il prototipo del storico dell'arte ermeneutica va ravvisato in Sedlmayr. Io personalmente non sono d'accordo, cioè se si crede che l'ermeneutica sia sinonimo di interpretazione, va bene, perché indubbiamente Sedlmayr fa interpretazione e la usa per risalire al contenuto di verità dell'opera. Ma per Sedlmayr quel contenuto di verità è quello e basta, è quello vero, unico, definitivo. Ma l'ermeneutica non è questo, da Schleiermacher in poi è chiaro che il percorso ermeneutico è infinito. Ricordiamo alcune basi del pensiero di Schleiermacher espresse nei suoi aforismi. Nessun discorso può essere compreso mediante se stesso. E poi, non solo la comprensione del tutto è condizionata da quella del singolo elemento, ma anche la comprensione del singolo elemento è condizionata da quella del tutto. Pertanto il compito a rigore è infinito e con questo si crea una distanza incolmabile con quello che pensava Sedlmayr. Il circolo ermeneutico appunto è un'altra cosa, ma in ogni caso in questa generalizzata damnatio memoria le storiografie interne subiscono un durissimo colpo e così si creano quelle precondizioni per un nuovo atteggiamento oggettivante. L'opera verrà spiegata in base a processi concreti, individuali, documentariamente accertabili. Se poi l'opera è oggettivamente spiegabile alla stregua di ogni dato storico, essa va a confluire indistintamente in un progetto storicistico generale, a formare appunto, come diceva Ackerman, una copia fedele degli eventi del passato, una cartografia del passato. E quando la grande storica dell'arte Svetlana Alpers, in una concisa definizione del concetto di opera d'arte, diceva che era a piece of history, un pezzo di storia, e Alpers lo intendeva in senso di soggetto della storia, ma in una più corrente vulgata diventa invece soltanto un epifenomeno della storia. Stiamo quindi arrivando a quell'ondata di
studi storico-artistici, storico-architettonici all'insegno della contestualizzazione, che avrebbe avuto un successo grande che non si è tuttora fermato. E quindi, al posto del confronto diretto con il testo, la storiografia cede progressivamente il passo allo studio del contesto, dei meccanismi istituzionali, delle committenze, della storia del cantiere, dei problemi economici. La scuola ci hanno insegnato che, invertendo l'ordine dei prodotti, dei fattori, il prodotto non cambia. E questo è giustissimo, ovviamente, per la matematica, ma per le scienze umane non è affatto così. Invertendo l'ordine dei fattori, il prodotto cambia. È come se cambia. E quindi, partendo dal contesto al testo, noi ci troviamo di fronte a meccanismi che, come uno studio immediato e empirico ci può dimostrare, sono legati a tempi di elaborazione molto più lunghi. Cioè, le forme cambiano molto più rapidamente delle istituzioni. E quindi la storicità ultima e definitiva, cioè proprio il principium individuationis dell'opera d'arte e di architettura, viene in qualche modo soggetto all'assorbimento rispetto a questi tempi più lenti. E quindi siamo con la contestualizzazione percorrendo un percorso inverso rispetto a quello dal contesto al testo. Perché l'ermeneutica non soltanto è quel circolo che vi ho detto, ma quei circoli si possono ampliare a partire dalle tensioni, dalle crepe, dalle oscurità interne a quel singolo testo, che trovano percorsi di comprensione prima in un testo più ampio, poi nell'opera di uno stesso autore, poi nelle mentalità, nelle culture, attraversando campi disciplinari sempre più ampi e rimettendoli in qualche misura in discussione. E quindi, mentre i meccanismi della contestualizzazione sono prevedibili, i percorsi dell'ermeneutica sono imprevedibili. I primi generalizzano, i secondi individuano, ma appunto con la contestualizzazione non soltanto non si superano, ma si amplificano a dismisura gli equivoci del positivismo, cioè lo storicismo ingenuo. E anche quando questi campi si ampliano ulteriormente, con un lodevole e importantissimo ampliamento nelle scienze antropologiche, nei visual studies, nei post-colonial studies e in tutte queste nuove e importanti discipline, il vizio d'origine, cioè lo storicismo ingenuo, dilaga in una sorta di pan-contestualizzazione in cui l'opera d'arte viene sempre più privata della propria individualità. E poi ancora, se vogliamo ripercorrere l'elenco dei guai della storiografia, e cioè quelli del mancato rapporto con l'ermeneutica, occorre ricordare una seconda storiografia, oggi desueta, ma che ha avuto i suoi indubbi quarti di nobiltà, che era quella che aveva affiancato il movimento moderno, ravvisando nel passato le premesse al presente. Sto parlando di grandissimi personaggi: Emil Kaufmann, Persner, Gideon, Zevi. E mentre la contestualizzazione distanzia, inchioda l'opera nel suo periodo, non ce la fa parlare nel presente, al contrario, il movimento opposto è quello di portare bruscamente l'opera del passato a cooperare attivamente nel presente. Un processo di appropriazione. E significativamente Gideon usava la metafora della storia come specchio in cui vedere il nostro volto. Ma né l'allontanamento dall'opera nel suo contesto, l'appiattimento, né il suo farsi presente nell'attualità rendono piena ragione di un processo di comprensione che sta sul limite delle due dimensioni. E in tutti e due i casi c'è una vittima illustre, che è invece connaturata all'ermeneutica, cioè l'alterità, la non comprensione. Ricordiamoci che l'ermeneutica parte dalla non comprensione del testo, e cioè dall'alterità del passato o dall'alterità dell'altra cultura. E mentre la contestualizzazione, per la contestualizzazione il discorso è molto semplice, perché ciò che è documentabile è spiegabile e ciò che non è documentabile non è spiegabile, dall'altro canto la storia teleologica, quella che ci porta trionfalmente al movimento moderno, non tiene conto appunto di questa alterità e la ignora per presentificare.
dimenticando quell'interrogazione paziente dell'alterità da parte dell'ermeneutica. Ma torniamo alla situazione della storiografia italiana e ripartiamo dal dopoguerra e dalle elaborazioni critiche che sono state realizzate soprattutto negli anni 60 e 70. Nella cultura italiana, e lo ha ben spiegato in una lucida sintesi Paolo D'Angelo nel suo libro sull'estetica italiana del Novecento, abbiamo una progressiva emancipazione dalla grande egemonia di pensiero che aveva avuto per tanti decenni Benedetto Croce e il suo idealismo. E faccio riguardo alcuni nomi come quelli di Luciano Anceschi e di Luigi Pareyson. E vuole citare alcune appunto chiare ed essenziali affermazioni di Paolo D'Angelo per queste nuove estetiche che partono da presupposti fenomenologici ed esistenzialisti. Se Croce, negando il carattere pratico dell'arte, ha declassato a fatto empirico e accessorio la tecnica artistica, quindi anche la diversità delle arti e dei generi, si tratterà di trovare la via per un recupero di queste nozioni. E più avanti. Molte delle estetiche degli anni 50 si pongono dalla parte del produttore piuttosto che da quella del fruitore dell'opera. Se quella di Croce è un'estetica dell'opera fatta, noi abbiamo uno spostamento verso l'opera in fieri. La storia idealistica si strutturava, come sosteneva Luciano Anceschi, in una serie di monografie particolari. Vorrei anche ricordarvi che la grandiosa storia dell'arte dell'Orfo Venturi era una sequenza di medaglioni di singoli autori, sia maggiori sia minori. Mentre ora bisogna recuperare una dimensione intersoggettiva caratterizzata e canalizzata dalle tecniche. E Pareyson, con la sua definizione di formatività, pone al centro l'esecuzione dell'opera, il processo appunto che plasma la materia. E in questa visuale, anche per Pareyson, tecniche, tipi, generi, modelli vanno intesi come idee operanti all'interno dei processi di formazione e quindi non requisiti accessori. Ma se l'opera è esito di un processo, a questo corrisponde quello speculare dell'interpretazione, ossia l'eseguire riconoscendo da parte del fruitore. E appunto questo eseguire riconoscendo questo risalimento è un atto ermeneutico e Pareyson è stato uno dei principali filosofi pensatori italiani interessato in prima persona all'ermeneutica. A questo punto bisogna fare un passaggio un po' strano, un po' inatteso, ma che poi si è effettivamente verificato. Cioè, tra il solido positivismo di Giovannoni e queste raffinate speculazioni a prima vista sembra non esserci niente in comune. E di fatto non c'è molto in comune, però ci sono degli ampi margini di compatibilità. Perché? Perché anche Giovannoni si era scontrato con l'impostazione idealistica e trattato come rozzo e arretrato positivista, perché lui propugnava una pluralità di approcci e di tecniche per capire l'oggetto architettonico e poi per comprendere la specificità tecnica dell'opera. E va ricordato che Croce negava sia il carattere specifico dei mezzi di analisi sia appunto la tecnica, perché per lui l'esito dell'opera era l'espressione. E quindi con questa consapevolezza, con questa compatibilità, si crea una contingenza di pensiero. Ad esempio, non è un caso se Arnaldo Bruschi, quando invece di usare termini ripresi dalla storia degli stili come Rinascimento, Manierismo, Barocco, parla di cose diverse, a prima vista molto strane. La linea del marmo, la linea del mattone, gli architetti pittori, gli architetti scultori. Perché? Perché Bruschi metteva in primo piano le attitudini, i processi e non gli stili. E Bruschi si rifaceva chiaramente appunto alla scuola romana, ripresa non in toto, ma appunto apprezzata proprio in questo contingente dettaglio del pensiero di Giovannoni. E con ancora maggiore impegno sul versante teorico degli scritti, Sandro Benedetti innestava su quell'impostazione anche egli il pensiero soprattutto di Pareyson, cioè la controparte speculare del processo interpretativo,
paragonabile alla stregua del musicista che deve eseguire la partitura, cioè l'opera come opera di risalimento. E in questo modo si schiudeva finalmente questa prospettiva ermeneutica, la prospettiva di fare dall'interno una storia consapevole e non fare storicismo ingenuo. Sono importanti aperture fatte da due figure che personalmente, procedendo nel tempo, vedo più vicine di quelle di quello che a prima vista potessi immaginarmi. Ma nonostante queste importanti aperture, il filone principale della ricerca avrebbe preso un'altra strada. E qui devo citare la figura di Manfredo Tafuri, ma la devo citare solo in modo molto marginale e sbrigativo. Pensavo di parlarne molto più a fondo, ma la complessità e la ricchezza del pensiero di Tafuri forse richiedono una riflessione apposita. Quindi un ruolo marginale, anche perché Tafuri si è interessato molto scarsamente dell'ermeneutica e credo che l'unica volta in cui l'abbia citata espressamente sia nel saggio Il progetto storico del 1977, che poi è stato riproposto nel suo libro La sfera e il labirinto. Ho detto che il percorso ermeneutico ci serve anche per andare lontano, verso campi imprevedibili, per traversare anche discipline consolidate, ma non è questo il parere di Tafuri. E lo leggo. È necessario aver chiaro che la storia non può ridursi a un'ermeneutica, che essa non ha come obiettivo scoprire il velo di maglia della verità, ma è che è piuttosto suo compito spezzare le barriere che essa stessa si costruisce. Strana affermazione, al punto che io mi sono chiesto se anche Tafuri, come poi Hans Belting, non pensasse proprio come prototipo dell'ermeneutica Sedlmayr. E così si potrebbe spiegare. Certo, se l'ermeneutica intesa a risalire a verità ultime e definitive non poteva assolutamente servire a Tafuri, al suo progetto di crisi dei saperi istituzionalizzati. Da ciò il rivolgersi a qualcosa di diverso, soprattutto nella sfera del labirinto, dal decostruzionismo, che è poi un po' il cugino eccentrico, nel senso letterale del termine, dell'ermeneutica. E quindi lascio Tafuri appunto sbrigativamente, non senza aggiungere che poi nelle sue ultime ricerche, ad esempio ricerca del Rinascimento, de facto Tafuri avrebbe assunto in alcuni saggi l'impostazione ermeneutica. E aggiungo anche che la sua posizione all'epoca aveva certamente delle motivazioni, ma intanto si era aperto un vaso di Pandora e un ennesimo allontanamento dall'ermeneutica in nome di qualcos'altro. Faccio un salto temporale nel presente attuale. Non è bello ragionare col senno di poi, però mi sembra che la critica decostruzionista rappresenti un vero caso di scuola di eterogenesi dei fini, perché se l'ermeneutica si accostava per indefinite approssimazioni alla comprensione, per il decostruzionismo ogni interpretazione poteva avere la sua legittimità, o meglio, poteva legittimarla una volontà di potenza ad essa sottesa. Di modo che quegli strumenti messi a punto dalla cultura, soprattutto francese, di cui poi Tafuri è stato un tramite non epigono, ma proprio in prima persona, nella cultura italiana, quegli strumenti messi a punto per mettere in questione i poteri divengono disponibili in un nuovo sistema, nel nostro presente liquido e pervasivo, ad assoggettarsi alla legge del più forte. Ritengo che una delle più importanti acquisizioni dell'inizio del XX secolo, specie con le brillanti argomentazioni di Maurizio Ferraris, sia l'avere svelato il carattere regressivo, se non reazionario, della decostruzione. E poi, d'altra parte, ci sono nella storia dell'architettura, nella storia delle scienze umane, fenomeni singolarità, fenomeni non lineari, complessità. Ma se tutto è non lineare, tutto è complesso, tutto è singolare, abbiamo una crescita esponenziale dell'entropia, una assoluta polverizzazione in cui nulla si confronta a nulla, in cui ogni principio di determinazione storica viene appunto polverizzato,
religioso assume un'aurea parasacerdotale, con buona pace di quelli che pensavano che col decostruzionismo si mettessero in crisi l'autoritarismo delle verità rivelate. E quindi, dopo la critica di Maurizio Ferraris, forse possiamo riflettere nuovamente per creare i presupposti per rifare una storiografia dall'interno. Certo, non voglio opporre così nettamente una storia dall'esterno contestualizzante come quella che si fa e che ha molti meriti da una storia dall'interno, ma questi due poli, perché questi due poli sono entrambi vitali per la ricerca storica, tra di essi non ci deve essere gerarchia ma continuo scambio, ma piuttosto si sono voluti evidenziare due percorsi dal testo al contesto e viceversa, che non sono due sensi della stessa strada, ma sono due vie distinte, perché a seconda del percorso che vogliamo imboccare, se praticato con consapevolezza, cambia il modo di fare storia, non solo, ma cambia anche il nostro modo di essere nella storia. Vorrei ringraziare Augusto Rocca De Amicis di questo contributo molto ricco, molto stimolante, che ha rivelato proprio l'ampiezza, la ricchezza dell'argomento che vogliamo studiare, e quindi la storia della storia dell'architettura, e ha anche mostrato che questo percorso non è un percorso solo di incontri felici e efficaci, ma anche di dialoghi mancati come quello tra la storia dell'architettura e l'ermeneutica. Certo, ogni periodo interpreta il passato in un altro modo. Ogni periodo sviluppa un nuovo dialogo tra il passato e il periodo attuale e dà un contributo, il suo contributo, per capire meglio questo dialogo tra passato e presente. E vorrei in questa riflessione anche aggiungere Heinrich Wölflin. Wölflin ha scoperto il barocco romano tramite la musica di Richard Wagner, e per essere ancora più preciso, tramite le ultime parole di Tristano, che per lui erano l'incarnazione dell'essenza di questo movimento del barocco romano. In quanto tedesca, permettetemi di aggiungere una piccola citazione del nostro Goethe, che era molto affascinato appunto di questo dialogo tra passato e il periodo contemporaneo, e vorrei leggere qualche citazione del Faust 1. Amico mio, le epoche trascorse per noi sono un libro serato con 7 suggelli. Quel che chiamate spirito dei tempi è in sostanza lo spirito di quei certi signori in cui si specchiano i tempi. Mi sembra molto pertinente per proprio mostrare che chi scrive, chi studia il passato, lo fa a partire dalla sua propria cultura, con la cultura del suo proprio tempo. Sono anche d'accordo con Augusto Rocca De Amicis che dobbiamo continuare a riflettere sulla periodizzazione, perché questa periodizzazione, che si appoggia su Rinascimento, Manierismo, Barocco, si è rivelato troppo stretto per la tradizione della scuola romana, ma anche, diciamo, in altra sede abbiamo osservato che è troppo rigida, non abbastanza differenziata, e che dobbiamo riflettere molto di più su il dialogo tra tradizione e innovazione, che cambia in ogni periodo, tra persistenze e mutazioni, e su fasi di transizioni, di passaggi che sono
così importante per capire un certo numero di fenomeni. Vorrei insistere ancora su un nome. Abbiamo citato già un ricco ventaglio di storici dell'architettura. Vorrei aggiungere il nome di Jacob Burckhardt, che era storico dell'arte, storico dell'architettura, che ha avuto un'influenza molto importante in tutta l'Europa, anche in Italia, d'altronde, e ancora oggi leggere Burckhardt è sempre un grande piacere. È un grande piacere perché il metodo di Burckhardt si appoggia su un approccio diretto, si appoggia su su sopralluoghi, su un dialogo intimo con l'opera d'arte. Per capire il suo carattere particolare e la sua unicità. E mi pare noi possiamo ancora oggi imparare tanto da Burckhardt e poi anche evitare il rischio di costruire la nostra interpretazione con troppe teorie, con troppe ideologie, con troppi concetti intellettuali prefabbricati, con il grande rischio di soffocare il carattere particolare di un'opera d'arte e la sua unicità. Quindi vorrei esprimere di nuovo un ringraziamento anche al nome del mio collega Henry Karghe, a Francesco Moschini, all'Accademia Nazionale di San Luca, per questa opportunità di un primo incontro del nostro futuro convegno. Henry Karghe ha già ricordato che normalmente il convegno avrebbe dovuto avere luogo proprio oggi. Questa opportunità di un primo dialogo e spero molto che questo video sarà un primo passo per organizzare nuovi incontri virtuali, per invitare altri colleghi, anche stranieri, di dare un contributo e di creare in questo modo una base solida, anche una rete, una vasta rete di contatti e di riflessioni che sarà dopo una base molto importante del nostro futuro convegno in autunno a Roma e anche per il futuro del nostro progetto di ricerca con una successione di seminari itineranti che avranno luogo in diversi paesi europei.